Buon pomeriggio e ben arrivati a Siamo Noi. Pane, pasta e latte. Costeranno di meno? Ecco, oggi vogliamo partire da questo articolo di giornale con le novità che si annunciano, meglio che ha annunciato la sottosegretaria all'economia Lucia Albano. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi e quali saranno le novità per quanto riguarda i beni di prima necessità? Allora voglio subito dare il benvenuto, anzi un bentornato a un amico del nostro programma, Paolo Graldi, giornalista e acuto, soprattutto osservatore dei fatti italiani. Ben arrivato Paolo. Grazie Simone. Allora Paolo, addentriamoci subito in questo tema con la massima semplicità e chiarezza che peraltro ti contraddistingue. Si è parlato spesso di ritoccare l'IVA, no? E anche in passato peraltro, e ultimamente qualcosa si è fatto per quanto riguarda ad esempio l'ultima legge finanziaria, penso all'IVA sugli assorbenti. Sì, direi che la raccomandazione dalla UE, arriva dall'Europa. Da noi, dopo tante promesse che hanno cavalcato questa specie di sconto, la materia ha purtroppo l'amaro sapore dell'economia di guerra e comunque rivela la pesantezza del carrello della spesa. Abbiamo una quantità spaventosa di poveri, di poverissimi e di persone che arrivano alla terza settimana col fiato grosso, non ce la fanno. E quindi è chiaro che togliere il 4% di IVA da quei generi di primissima necessità, perché pane, pasta e latte, certo di lusso, non ne vedo. Insomma, i beni per sopravvivere, perché di questo poi stiamo parlando, no Paolo? Stiamo per sopravvivere e se qualcuno ha il diabete deve fare pure certo. I conti sui dosaggi. Ecco, comunque è un primo incentivo al quale si aggiungerà quello di una riduzione su altri prodotti per l'infanzia, l'igiene dell'infanzia, l'igiene intima femminile, insomma un comparto che più che altro dà dei segnali. È chiaro che il nostro paese ha bisogno di riprendersi quello che gli spetta. Ecco, giusto per essere chiari Paolo, scusa se ti interrompo, ma è per capire meglio. Cioè, stiamo parlando in questo momento di un annuncio, cioè di concreto ancora non c'è nulla o sbaglio? Sì, è un annuncio. Costerà mezzo miliardo da alcune valutazioni. Il governo dice abbiamo intenzione di farlo, è una promessa che immagino dovrà mantenere, certo. Ma è sulla consistenza di questo provvedimento che forse nel tempo dovremo ragionare, cioè di quanto davvero inciderà su un bisogno che è molto più grande, molto più esteso e si accompagna a questo ragionamento a un altro, e poi ti ridò la parola Simone, quello del recupero dell'evasione fiscale. Oggi il Sole 24 Ore dava la notizia trionfalmente che sono stati recuperati 20 miliardi di euro da signori che si erano scordati di pagare le tasse, non di usufruire dei benefici, la sanità e quant'altro che il pagare le tasse consente e comporta. Loro si erano dimenticati. La finanza, che non è mai smemorata, è andata a ricordarglielo e 20 miliardi sono la metà dell'ultima manovra economica, certo, quindi certo. Non noccioline. Resta un problema gravissimo. L'Italia evade 120 miliardi di euro l'anno. Infatti, poi questo è il grande tema, certo. E poi c'è tutto il mare nero, non il mar nero, il mare nero di quelli che, anche quelli smemorati, non si ricordano che su alcune operazioni pagare le tasse è un dovere. Assolutamente, assolutamente. Sul tavolo poi del governo c'è anche un complesso pacchetto di riforma del fisco, tra le altre cose anche una flat tax per tutti. Il governo ha chiesto
un paio d'anni, perché naturalmente adesso, fuori di metafora, il sistema nostro è molto complesso, le aliquote verranno forse ridotte, gli scaglioni e lì la possibilità di detrarre che cosa e in quale misura, cioè tutto il complesso del nostro rapporto col fisco, anche per renderlo meno arcigno, meno Certo. occhiuto, più efficiente, cioè un rapporto, diamoci del lei, vogliamoci bene. Rispettiamoci però, ecco, Assolutamente. è Io anche faccio un anche un passo fatto, indietro, Paolo, è un scusami. fatto culturale, prima ancora che contabile, è un fatto culturale. Se in Italia si riuscirà ad affermare la cultura dei diritti, ma anche dei doveri, avremo risolto un bel po' di problemi. E infatti questo poi volevo sottolinearlo anch'io, anzi grazie, grazie per aver sottolineato questo aspetto. Voglio fare anche un passo indietro con te se posso, perché immagino che i nostri telespettatori non siano grandi economisti, no? Me compreso. Certo è che quando poi si parla di pane, di pasta, no? Di latte, chiaramente l'attenzione rimane lì, resta altissima. Ecco, questa misura in qualche modo sembra un po' d'appeal, permettimi la parola, perché poi ci sono anche i dati, no? E qui leggo. Secondo i calcoli dei tecnici sembra che il risparmio sia di circa 44 euro a famiglia in un anno e per tutti, quindi sia per quelli che guadagnano tanto e quindi vivono bene, ma anche per chi chiaramente vive in povertà. Ti chiedo, forse le politiche di lotta alla povertà sono altrove o no? Assolutamente sì, l'avevo accennato prima. Non vorrei che questa misura, del resto richiesta dall'Unione Europea, restasse così una imbiancata della Certo. facciata per dire siamo un governo che sulle tasse applichiamo la sensibilità verso i cittadini, cioè la povertà è ben altro. E complessivamente la povertà si risolve con la solidarietà, ma la solidarietà da sola non può né pretendere né può risolvere il problema. La povertà non è un difetto, non è una colpa, è uno status e quindi è la società intera che deve soccorrerla, provvedere, aiutarla, non solo. Molta di questa povertà può emergere se le strutture delle istituzioni saranno capaci di accogliere non solo per provvedere alla manutenzione, ma anche a dare quella cosa meravigliosa che è la dignità del lavoro, che molti poveri possono affrontare ma non trovano. Insomma, possiamo e dobbiamo, come spesso diciamo qui a Siamo Noi, uscirne insieme. Allora, grazie Paolo Graldi per essere stato con noi, è davvero sempre un piacere averti in trasmissione. Alla prossima e colgo un po' l'occasione anche per ricordare a tutti voi che ci state seguendo in questo momento che potete partecipare alla diretta, alla puntata in corso, perché abbiamo un numero WhatsApp a vostra disposizione, 348-3070-345. Mi raccomando, segnatevi questo numero perché potete scriverci in diretta, poi ci sono anche tutti i nostri social, Instagram, Facebook, Twitter, una mail tutta per voi. Noi ci vediamo tra poco perché stiamo per cambiare tema e parleremo di una cosa che ci riguarda tutti. Grazie Paolo, a tra poco. Un figlio, un marito. Una persona cara. La malattia che colpisce un affetto condiziona inevitabilmente le vite di chi se ne deve prendere cura. E allora noi oggi abbiamo voluto dar voce alle famiglie, a tutte quelle persone che in qualche modo hanno voluto, dovuto rinunciare a tutto per star vicino, appunto, a un parente, in generale, come dicevo, una persona cara. E questo perché? Perché molto spesso queste persone sono sole, si sentono sole. E guardate che non lo dico tanto per dire. Perché noi oggi per costruire questa puntata abbiamo trovato delle difficoltà, abbiamo chiamato tantissime persone, caregiver, che però hanno declinato l'invito. E perché? Perché poi, quando si vive questa situazione, anche rinunciare a una, 2 ore, chiaramente sono questioni molto, molto importanti. Non si può rinunciare a una o 2 ore di libertà, perché c'è molto da fare, ma questo lo scopriremo. E
Come avete visto e come appunto avete capito, sul tavolo ci sono tantissimi aspetti, tante riflessioni, ma noi abbiamo deciso, perché non basta, abbiamo deciso di dare un volto a tutte queste persone che vivono in questa condizione. E allora cominciamo da qui, dalle storie, e per questo vi portiamo a Napoli. Vediamo. Ciao, sono Alfonsina, la mamma di Giuseppe, un ragazzo che circa 8 anni fa, dopo un arresto cardiocircolatorio, è rimasto in coma neurovegetativo. Mamma, sei serio? Vuoi aprire gli occhioni? Gli occhioni grandi grandi, mamma, li vuoi far vedere? Che tutti si innamorano. Abbiamo per tanto tempo girato varie cliniche e anche volte il pensiero di poterlo lasciare in una struttura a lunga degenza, però non me la sono mai sentita, sinceramente, quindi ho deciso di portarlo a casa, attrezzare tutta la mia casa in modo che lui potesse vivere nelle migliori condizioni possibili. La nostra vita niente, inizia, si può dire, all'alba, alle 5 di mattina, quando incomincia il suo pasto, e poi alle 7 già si va subito via con la prima fisioterapia, poi inizia l'igiene, poi lo alzi, lo vesti, lo verticalizzi, una volta a settimana gli fai il bagno, e tutti i giorni sono scanditi. Poi ci sono le terapie mediche e di tutto quello che ha bisogno, perché non è facile come situazione. A livello di assistenza, quella dovrebbe essere fatta in collaborazione con chi gestisce il paziente, l'ammalato, il disabile, perché ognuno è a sé, cioè ognuno ha esigenze diverse. Cioè non può conoscerle una persona che viene solo per un'ora. Controlli specialistici che lui fa puntualmente tutto l'anno, devi essere tu a garantirteli, nessuno ti viene incontro. Prenotare una visita significa attendere 6 mesi, quindi siamo costretti, noi caregiver purtroppo, a trovare le strade giuste. Ma se sei capace, se ce la fai, da tante persone che non riescono a farlo. Io sono da sola. Sì, ho un poco di aiuto, però quello che posso fare io, perché ecco, una mamma lo fa non solo per dovere, ma per amore. E quindi, cioè, non poi arrivi a un certo punto e non ce la fai, oppure ti rendi conto che hai rinunciato a vivere. Io penso che in Italia almeno siamo 7-8 mila caregiver. E non si scherza, cioè le esigenze di queste famiglie abbandonate a se stesse sono tante e compromettono assolutamente la vita degli assistiti. A volte a me mi basta un sorriso di Giuseppe, mi illumina la giornata. Quel sorriso ti riempie di gioia, ma tu devi faticare tanto per arrivare a quello, devi rinunciare a tutto. Io ero sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, dico, ma posso tenere sto ragazzo sempre chiuso qua? Invece poi, mettendomi in contatto con questa associazione, La Terrazza Io Posso a San Foca, sono stati loro a darmi il coraggio di arrivare fino a Lecce. Vieni Alfonsino, ci siamo noi ad aiutarti. E da quel giorno, in tutto l'anno, è l'unico spiraglio di luce che abbiamo. Lì è proprio una parentesi a sé. Ritorni a vivere. Sono tante le difficoltà, ma a volte, lo diceva, basta un sorriso. Allora vorrei subito intanto ringraziare la signora Alfonsina per aver condiviso con noi la sua storia. E vorrei chiedere subito un commento su questo all'ospite che ci ha appena raggiunto, Nicola Ferrigni, sociologo. Anzi, sì. Grazie per essere qui. Grazie, grazie a voi Simone, grazie. Nicola, lo abbiamo visto, no? Parliamo di un impegno 24 ore su 24 che in qualche modo ti assorbe inevitabilmente e completamente. Tutta la Cos'è vita. Che ti ha colpito? Infatti ha molto colpito la signora Alfonsina quel termine di sentirsi abbandonati a se stessi, un termine molto forte, ma in effetti questa è la situazione purtroppo in cui verte la figura un po' del caregiver in Italia. Questo perché, Simone, è frutto anche un po' di quella forma di welfare italiano familistico, per cui si è creata questa dualità, per cui si ha da una parte o una profonda
istituzionalizzazione del welfare o dall'altra, come nel caso di Alfonsina, ma come di tantissimi casi, sono milioni, 8-9 milioni di caregiver in Italia, purtroppo senza nessun tipo di tutela, che appunto si affidano all'assistenza privata, prettamente privata. Sono due dimensioni che ovviamente vanno superate, perché in questo caso, ecco, poi da una parte c'è anche una profonda anche flessione economica, per cui chi purtroppo, come la signora Alfonsina, vive un disagio relazionale, affettivo, formativo, perché dall'altro poi fare il caregiver vuol dire anche avere delle competenze pratiche che vanno sia da un punto di vista di patologia, conoscenza della patologia, ma anche di burocrazia. Approfondiremo anche questo aspetto. Esattamente. Quindi ecco, il superamento di questa dualità è la forma migliore. Vorrei conoscere anche l'opinione di un'altra ospite che ci ha raggiunti e per questo appunto la ringrazio, Sara De Carli, giornalista di Vita, che è tornata a trovarci. Bentornata, Sara. Grazie, buongiorno a tutti. E Sara, il servizio, come dire, da questo punto di vista ce lo dice chiaramente, no? Sono mamme, figli, in generale famiglie in difficoltà che poi il nodo è questo, devono in qualche modo arrangiarsi come possono perché lo Stato sembra assente su questo fronte. Sì, due cose mi colpivano di quello che diceva la signora Alfonsina e che ritorna un po' in tante altre storie. Uno, intanto, la maggior parte dei caregiver sono donne, che rinunciano spesso al lavoro, se sono in età lavorativa, a una prospettiva di carriera, rinunciano anche al diritto di curarsi molto spesso, di cui magari ci parleranno anche gli ospiti che ci sono in seguito. Se sono giovani rinunciano proprio magari o hanno difficoltà a costruirsi la loro vita, a farsi una famiglia, perché una cosa che vorrei mettere un po' a condividere sul tavolo oggi è che noi abbiamo un po' in mente, no? La mamma che si occupa del figlio disabile oppure la donna che ha da prendersi in carico cura di genitori anziani, ma ci sono in Italia 390.000 giovani caregiver tra 15 e 24 anni. Ecco, ci torneremo sono su questo aspetto. Più invisibili forse. Ci torneremo su questo aspetto perché, perdonami, volevo chiederti una cosa un po' tecnica, se vogliamo, cioè dal punto di vista legislativo, di cosa hanno bisogno queste famiglie, comunque in generale i caregiver? Cominciamo a dire cosa c'è, pochissimo. C'è solo il riconoscimento della figura del caregiver e quindi una definizione che è arrivata nel 2017, quindi molto tardi rispetto ad altri paesi europei. Ora, sembra poco, ma è tanto perché quello lì è il punto di partenza, perché se non abbiamo il perimetro di chi sono i caregiver non possiamo neanche stimare platee, quindi stanziare risorse, eccetera. Però di fatto abbiamo solo quello, tant'è che proprio nell'autunno 2022 l'Italia è stata richiamata dal Comitato dell'ONU proprio perché manca una tutela giuridica del caregiver e abbiamo tempo fino a marzo per dare. E dal punto di vista per quanto riguarda gli altri paesi la situazione è diversa, immagino. Sì, siamo un po' il fanalino di coda, sì. Le richieste poi le diranno magari anche meglio le famiglie, no? Però c'è la bisogno di riconoscere una copertura dei contributi figurativi, la tutela prevista per le malattie professionali, il diritto ad avere un po' di sollievo, quindi certo, che sia un po' più fluido rispetto a quello che è oggi, la possibilità di andarsi a curare banalmente, fare un ricovero programmato anche, no? Senza avere l'ansia o proprio l'impossibilità letterale di avere qualcuno che si prenda cura al tuo posto, di tuo figlio, di tua mamma, di tuo papà. Assolutamente. E l'avete capito, mi rivolgo ai telespettatori, in questa puntata protagoniste saranno le persone, le storie. Ecco, vogliamo e voglio in questo momento presentarvi un'altra persona che ringrazio, Maria Simona Bellini, socio fondatore del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, del quale sta anche presidente nazionale fino al 2019. Ben arrivata, siamo noi. Salve, grazie dello spazio che ci date. Ma ci mancherebbe, anzi grazie a voi per le vostre testimonianze. Dunque Bellini, ha sentito un po', cioè, abbiamo fatto una leggera panoramica degli stati, sembra comunque che in altri stati le cose vadano un po' meglio. In Italia siamo un po' indietro, insomma tutto tace. So che lei su questo tema ha coinvolto addirittura l'ONU. Ci spiega meglio? Allora, prima di arrivare all'ONU siamo arrivati all'Unione Europea, che ha tirato spesso e volentieri le orecchie all'Italia senza nessuna risposta. Poi effettivamente abbiamo pensato di fare ricorso all'ONU, visto che la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità è stata ratificata come legge italiana già da moltissimi anni, mi sembra dal 2006, e la legge italiana è tenuta a rispettarla, mentre invece nei confronti dei caregiver familiari non lo fa. Con questo ricorso che abbiamo vinto, ne faceva
cenno Sara De Carli, che saluto con grande affetto, e effettivamente ha ribadito nella sua risposta, questo ricorso è stato vinto, e nella sua risposta ha ribadito che le caregiver familiari devono essere totalmente equiparati alle persone con disabilità di cui si prendono cura. Il problema principale qual è? È che effettivamente lo Stato italiano tende a rispondere a queste vicende con ciò che c'è per le persone con disabilità, che già è pochissimo, ok? E non ciò che è stato fatto per i caregiver familiari, che è assolutamente niente. Faceva cenno appunto Sara De Carli al riconoscimento giuridico, quindi anche al termine, no? Che è fondamentale. Ma non basta, bisogna anche dare delle risposte che assolutamente non ci sono. Ecco. Cioè, teniamo presente che noi, per poter offrire ai nostri cari, io parlo di mia figlia che ogni tanto sentite in sottofondo. E che salutiamo, mi permetta. Prego, ci mancherebbe. E per poter offrire loro i diritti fondamentali dell'essere umano, rinunciamo ai nostri. Ne faceva sempre cenno Sara De Carli. Noi rinunciamo al diritto umano fondamentale della salute, della socializzazione, dell'istruzione, sono tutti i diritti umani ai quali noi rinunciamo. Ecco, ma e sempre, da questo punto di vista scendiamo un attimo nel concreto, ma per capire, ripeto, cioè voi di cosa avete bisogno? Ricordo appunto, l'abbiamo sentita, che lei assiste una figlia di 35 anni. Ecco, di cosa hanno bisogno i caregiver in questo momento, data la situazione? È esattamente quel cenno che facevo, dei diritti umani fondamentali. Noi vorremmo poter riposare di notte, cosa che non ci è concessa. Noi vorremmo poterci curare, cosa che non ci è concessa. Noi vorremmo poter socializzare, fare una vita sociale, cosa che non ci è concessa. Noi ci laviamo spesso la bocca dei diritti umani fondamentali, ma poi non li concediamo a tutti. Io mi aspetto la risposta dell'ONU, appunto, che dovrebbe, chiedo scusa, dell'Italia al ricorso vinto. Mi aspetto la stessa risposta che è stata data all'Unione Europea. Quindi si parla dei giorni di permesso legge 104, dei 2 anni di congedo straordinario, ma queste sono cose per la persona con disabilità, perché ci vengono date queste possibilità per assistere, non per noi stessi. Questo è il problema di fondo. Vi ricordo, e questo i governi che si sono succedute, tutti i parlamentari delle legislature da 30 anni a questa parte lo sanno benissimo, che un premio Nobel per la medicina ha dimostrato scientificamente che il caregiver familiare prevalente ha un'aspettativa di vita dai 9 ai 17 anni di meno della normale popolazione. E questo sarà uno dei temi che affronteremo tra poco. Vorrei su questo un attimo sentire il parere di Ferrigni e poi dobbiamo andare in pubblicità, giusto appunto, poi ci ritorniamo, Ferrigni. Mi sembra di capire che ci sono certi temi che sul tavolo della politica proprio non arrivano, sì, disabilità, caregiver. Sono assenti perché è come anche la povertà, che prima anche nel servizio precedente se ne parlavano, che è uno status, cioè purtroppo il sociale, la disabilità, il caregiver vengono visti come delle forme di peso da parte dello Stato, senza capire da un punto di vista politico l'importanza invece del benessere collettivo, perché far stare bene la persona assistita e il caregiver, naturalmente il benessere collettivo cresce, è proprio un ribaltamento di pensiero politico, di approccio. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torneremo sul tema e come sempre riparteremo dalle storie. Restate con noi, a tra poco. Bentornati in studio, siamo noi. Il nostro vocabolario definisce caregiver chi dà assistenza ad una persona non autosufficiente, ma noi oggi stiamo andando oltre le definizioni, perché vi stiamo facendo conoscere le tante storie di chi appunto sceglie di mollare tutto e accudire appunto una persona cara. E c'è anche un altro aspetto, Sara De Carli, mi rivolgo a lei, perché lo stava appunto stava emergendo poco prima della pubblicità. Dei caregiver se ne parla poco, ma certo è che dei giovani caregiver non se ne parla affatto. Quanti sono in Italia? Ma giusto per capire.
Sì, una stima dice circa 390.000 tra i 15 e i 24 anni. Un dato che è estremamente importante rilevare è che la percentuale dei caregiver tra questa fascia d'età è praticamente quasi raddoppiata tra il 2016 e il 2020, e questo ci dice appunto di quanto sia diffuso per quanto poco visibile questo dato. Ecco, e poi c'è anche un altro aspetto, no? Legato alla formazione, e per questo vorrei farvi conoscere una bella realtà. Siamo andati a Pistoia perché proprio lì sono stati attivati tantissimi corsi per i caregiver, una bella iniziativa firmata dal nostro Rosario Sardella. Vediamo insieme. Da 8 incontri completamente gratuiti che servono appunto per formare e informare i caregiver. Sono corsi di base che consentono di avere le informazioni utili a parenti, amici, semplici cittadini che vogliono stare accanto a una persona malata. Non è soltanto un corso per i malati oncologici, ma anche per altre patologie che possono essere gravi o anche semplicemente una demenza senile o anche un infortunio momentaneo. Per ogni lezione abbiamo un insegnante differente, un medico, l'infermiere, lo psicologo, l'assistente sociale, volto a dare tutte le informazioni utili per la quotidianità. Per quanto riguarda le iniezioni intramuscolari, si utilizzano le siringhe da 5 o da 10, che sono quelle più grandi. Caregiver è una figura fondamentale in quanto si occupa del malato cronico quotidianamente, si occupa della quotidianità del paziente, quindi quello che riguarda l'alimentazione, e la gestione degli ausili, la somministrazione di farmaci. Sapere come poterli aiutare direttamente o in caso di bisogno, d'urgenza, sapere come poter gestirla anche per non creare problemi, penso sia la cosa ottimale. Quando ci troviamo in casa un familiare che purtroppo è al fine vita, rimane molto difficile e complicato anche per i parenti doverlo accudire, ma soprattutto dover farli patire meno possibile quello che è il dolore della malattia. Il corso serve anche per dare un supporto proprio ai caregiver. Una persona malata che è nella propria casa deve sentire il calore dei propri cari, sentirsi amato e accolto. Ecco, chiederei subito un commento a Maria Simona Bellini, perché in qualche modo il servizio ce lo suggerisce, no? Cioè, quando si deve accudire una persona cara, in qualche modo si fa anche i conti con la propria emotività. Ecco, credo che in questo senso la formazione, ma più in generale la preparazione, credo che giochino un ruolo fondamentale, o sbaglio? Io ho la sensazione si faccia molta confusione, però, che si mettano un po' sullo stesso piano situazioni molto diverse. La persona con disabilità, nella maggior parte dei casi, non è malata, è una persona che patisce gli esiti di un problema, è una cosa completamente diversa. Allora, se la formazione è fondamentale per coloro che si trovano improvvisamente ad avere a che fare con il lavoro di cura, la cosa è completamente diversa per il caregiver di lunga data, certo. Perché proporre un corso di formazione a un genitore che assiste il proprio figlio da 30-40 anni sembra abbastanza paradossale e anche addirittura uno spreco di fondi. E questo è il nodo, come, no? Che si tende a fare confusione sostanzialmente. Come accennava la signora Alfonsina, le situazioni sono molto differenziate. E come diceva Don Milani, non c'è più grande disuguaglianza che ingiustizia, chiedo scusa, che dare risposte uguali a diseguali. Qui le situazioni sono completamente diverse e io sinceramente mi preoccupo molto anche quando sento i numeri che citava il dottor Ferrigni. 8-9 milioni di caregiver familiari, non è questa la situazione, cioè stiamo parlando del 15% della popolazione italiana. Allora, intanto dobbiamo parlare di caregiver familiari prevalenti, quelli soli, completamente soli, quelli che già possono condividere il lavoro di cura. La situazione è leggermente diversa, non dico che non debbano avere risposte, ci mancherebbe, ma non è questa
la risposta di cui hanno bisogno i caregiver prevalenti, cioè quelli che si occupano in esclusiva delle persone con gravi disabilità e totalmente non autosufficienti, perché grazie a Dio esistono anche persone con delle autosufficienze residuali. Qui c'è da fare un pochino più di chiarezza da questo punto di vista. No, ma ha fatto bene chiaramente a sottolinearlo. Chiederei un commento a Nicola Ferrigni, appunto, che è qui in studio con me. Siamo praticamente in conclusione, ma sì, vorrei anche prendere spunto non soltanto dalla testimonianza della signora Maria Simona, ma anche dai nostri telespettatori che ci hanno scritto, perché dobbiamo anche guardare al futuro, no? Perché poi alla fine noi siamo un paese che invecchia e chiaramente prima o poi tutti noi dovremmo fare i conti con la cura, cioè con questi grandi temi che oggi sembrano inascoltati. Infatti sta prendendo anche forma la sharing degli appartamenti tra persone anziani, e quindi già questo è anziani, over 60, insomma, quindi già è una forma anche di condivisione, il co-housing già in età adulta, questo perché appunto avremo una necessità a fronte di un tasso così basso di natalità. Ma c'è una questione, Simone, permettimi di aggiungere, quella di cui abbiamo bisogno è di un welfare innovativo, che sia un welfare inclusivo, cioè una ripartizione equilibrata tra competenze di Stato, famiglia e caregiver. È questo l'equilibrio tra le tre dimensioni, che ovviamente richiede uno sforzo particolare, intanto normativo, quindi purtroppo è ferma 7 anni fa questo riconoscimento della figura, e soltanto, ricordo, nella legge di bilancio del 2021 vi era anche ipoteticamente un fondo da destinare ai caregiver, ma ora non vorrei essere contraddetto, ma pare che sia al momento sospesa come fondo, comunque insomma è ancora in audizione al Senato. Allora, intanto il nostro tempo finisce qui, purtroppo, mi viene da dire. Intanto io ringrazio Nicola Ferrigni qui in studio con me, grazie Sara, grazie De Carli, soprattutto grazie Maria Simona Bellini. Vi ricordo un altro grande appuntamento molto importante di questa sera alle 20.55, lo speciale di TV 2000, Francesco, la Chiesa che vorrei, condotto da Gennaro Ferrara, per celebrare i 10 anni del pontificato di Papa Francesco. Allora, grazie soprattutto a tutti voi che ogni giorno ci seguite, siamo noi, torna come sempre da lunedì al venerdì alle 15.15 e qui vi aspettiamo. Grazie a tutti.